L'VIII secolo, l'inizio dell'età arcaica, è un periodo cruciale della storia greca per tre ragioni fondamentali. La prima è l'adozione e la diffusione sistematica dell'alfabeto, ripreso dai Fenici, segno evidente di una rinascita culturale ed anche economica. La seconda ragione è la cosiddetta seconda colonizzazione, che porta alla diffusione dei greci oltremare, in tutto il Mediterraneo. La terza, e forse la più importante, è la formazione di comunità stabili che sviluppano un'organizzazione sociale, politica e religiosa fondata su norme condivise, la polis. Come si spiega la nascita di questa nuova forma? Si spiega considerando che tra il IX e l'VIII secolo avanti Cristo in Grecia accade qualcosa di molto importante, qualcosa che trasforma le comunità sociali che già esistevano in vere e proprie poleis, queste organizzazioni politiche di cui diremo poi le caratteristiche. Che cosa accade alla fine dell'VIII secolo in Grecia? Le fonti archeologiche ci mostrano dei segnali che ci devono far pensare. Intanto constatiamo sia nel territorio di Atene che in territorio attico, ma anche nella zona intorno ad Argo e a Corinto, un sensibile aumento delle tombe. Successivamente notiamo anche che la città di Sparta espande, cerca di espandere i suoi confini verso la Laconia meridionale e verso la Messenia. Nelle tombe incontriamo degli oggetti particolari. Sono degli oggetti di terracotta che rappresentano delle forme di granaio che erano prima sconosciute. Granai diversi che consentivano la conservazione di una quantità maggiore di grano e soprattutto consentivano la conservazione per un tempo più lungo. Naturalmente, la possibilità di conservare il grano in maggior quantità e più a lungo ha degli effetti importanti sull'economia e sulla vita delle persone. Le condizioni di vita migliorano e con le condizioni di vita aumenta la popolazione. E poi incontriamo anche dei segnali che ci parlano di un movimento di colonizzazione che inizia attorno al 750 avanti Cristo e che interessa città come Corinto, Megara, Eretria, Mileto, che inviano gruppi di cittadini in zone lontane dalla Grecia, Sicilia per esempio, zone del Mar Nero, della Cirenaica. Evidentemente questo vuol dire che queste città non hanno più territori né risorse sufficienti a sfamare i loro cittadini. E ci dovremmo interrogare su quali potrebbero essere state le cause di questi segnali di cui le fonti ci parlano. Leggiamo insieme questo brano di Esiodo dalle opere I giorni. Non appena per gli uomini è il tempo di arare, allora affrettati, i tuoi schiavi e tu stesso, con il caldo e con la pioggia, arando nel momento di arare, sbrigandosi fin dal mattino che i campi si riempiano di messi. Rivolta la terra in primavera, arata di nuovo in estate, non ti deluderà. Tieni il campo a maggese, quando ancora è leggera la terra. Il maggese protegge dai mali e calma i bambini. Rivolgi preghiere a Zeus Ctonio e a Demetra intoccabile, che rendano pesante il sacro frumento di Demetra non appena diviene maturo. Quali dunque potrebbero essere state le cause di questi segnali di cui ci parlano le fonti? Ma a leggere Esiodo sembra che a partire dall'850 avanti Cristo si sia verificata una rivoluzione agraria che abbia reso disponibile una maggiore quantità di risorse alimentari e che a sua volta abbia quindi determinato un aumento della popolazione, un incremento demografico. E questo incremento demografico potrebbe essere stato proprio la causa della nascita di una nuova organizzazione politica, che appunto chiamiamo la polis.